La Nocerina vince 3-2 all'esordio al San Francesco contro l'Ischia, nel turno preliminare della Coppa Italia di Serie D. Buona la prestazione dei Molossi, che in alcune fasi della gara hanno dato vita ad azioni di alto tasso tecnico. Da rivedere l'atteggiamento sui calci da fermo, come nell'occasione dei gol dell'Ischia. Mister Esposito disegna la sua Nocerina con un 3-4-3. A difesa di Fantoni vi sono Manzo, Mazzei e Garofalo. Le chiavi del centrocampo sono affidate a Basanisi e Uliano centrali. Sugli esterni agiscono Rossi e Citarella. Attacco con Piccioni centrale, sugli esterni Pozziello ed El Bakhtawi. L'Ischia risponde con un 4-3-3. Difesa composta da Chiariello e Pastore. Sugli esterni Florio e Ballirano. Centrocampo con Trofa, Giacomarro e Di Meglio. Attacco formato da Talamo centrale e sugli esterni Baldassi e Damiano. Il derby si sblocca dopo appena 8 minuti. Gli ospiti sfruttano al meglio un calcio d'angolo con Talamo che in una mischia, creatasi nell'area di rigore della Nocerina, è il più lesto a ribadire la sfera in rete. La prima occasione rossonera arriva al 20esimo, quando Mazzei è bravo a staccare di testa su un pallone proveniente dall'angolo, ma la sua mira è imprecisa. I Molossi replicano alla mezz'ora, rendendosi ancora pericolosi da calcio da fermo battuto da Capitan Garofalo, che imbecca al centro dell'area Basanisi. Basanisi, servito molto bene, si trova da solo davanti a Gemito, che riesce a neutralizzare il tiro del centrocampista Molosso. Il pareggio della Nocerina arriva però al 36esimo minuto, con El Bakhtawi, che al volo sfrutta al meglio il lancio perfetto di Mazzei. Ristabilita la parità, la gara scivola via senza ulteriori sussulti, fino al duplice fischio del direttore di gara. La ripresa si apre con la Nocerina in avanti. I Molossi, dopo appena 3 minuti per ben 2 volte, si vedono negare il gol dall'estremo difensore ospite, bravo a intervenire prima su El Bakhtawi e poi su Basanisi. Il vantaggio dei Molossi si concretizza al minuto 54 quando Rossi insacca a porta vuota dalla distanza, dopo che l'estremo difensore ospite era uscito dalla porta per respingere un lancio indirizzato al Bakhtawi. Forte del vantaggio ottenuto, la Nocerina trafigge per la terza volta l'Ischia e Uliano al 58esimo a finalizzare in rete un'ottima azione di contropiede iniziata dalla tre quarti campo dei padroni di casa. Grazie al doppio vantaggio, i Molossi controllano agevolmente la gara, cercando di sfruttare al meglio gli spazi lasciati dall'Ischia, volta a recuperare lo svantaggio. Al 73esimo, la Nocerina in contropiede ha la possibilità di calare il poker, ma il tiro di Piccioni viene respinto da Gemito. Ancora la Nocerina in questa fase di gara. Corre il minuto numero 76, quando Vecchione imbecca in area Piccioni, il cui colpo di testa viene respinto da Gemito in angolo. Dalla bandierina nulla da segnalare, e quindi trascorrono appena 3 minuti e la Nocerina ha la possibilità di realizzare la quarta rete ancora con il suo centravanti che, ben servito da Basanisi, svirgola il pallone a pochi passi dalla porta. Nel momento migliore dei Molossi, l'Ischia accorcia le distanze. Maiorano, all'83esimo, imbeccato da calcio da fermo, riesce a segnare il gol del 3-2. Nell'occasione la difesa molossa è rimasta ancora una volta immobile. L'Ischia ci crede, in un paio di occasioni sfiora anche il pareggio, ma a nulla servono i 5 minuti di recupero agli ospiti.